I fenomeni celesti inusuali, quali il passaggio di una cometa, un'eclisse o un allineamento planetario, hanno sempre generato timori e profezie di una fine del mondo imminente. Per allineamento planetario, in realtà si intendono due cose. Gli allineamenti veri e propri, cioè i pianeti si dispongono apparentemente lungo una linea, o le congiunzioni, cioè quando i pianeti sono vicini nel cielo e sono quindi allineati lungo la linea di vista. Keplero pensava che la stella di Natale che guidò i Re Magi fosse una congiunzione molto stretta tra Saturno e Giove, che si ebbe nell'anno 6 avanti Cristo. Nel 1184, in una lettera apparentemente scritta da Giovanni da Toledo al Papa Clemente III, si prediceva una rara congiunzione tra pianeti e il Sole per il settembre del 1186. Venivano predette alluvioni, pestilenze e carestie, con una voce dal cielo che avrebbe distrutto i cuori delle persone. Gli astrologi Johannes Stoeffler e Jakob Flaumen notarono che nel febbraio 1524 ci sarebbe stato un allineamento planetario e predissero un secondo diluvio universale, scatenando il panico in Europa. Molti si costruirono delle barche di fortuna. Il conte di Igelheim si costruì un'arca. Dapprima aderiso, l'arrivo di un temporale fuori stagione scatenò tumulti per le persone che volevano salire sulla nave. Centinaia di persone morirono e il conte venne lapidato. L'astrologo Stoeffler riuscì invece a fuggire. Disse che si era sbagliato e spostò la data della fine del mondo a un secolo dopo, con lo stesso risultato. Ma da queste profezie di sventura qualcosa di buono può nascere. La forza della congiunzione dell'8 maggio 1774 sarebbe stata tale da far uscire la Terra dalla propria orbita e farla schiantare sul Sole. Per cercare di smentire questa profezia e mostrare che in realtà la vicinanza dei pianeti era solo apparente, Heisie Heisinga costruì il primo planetario funzionante della storia. Saltando di parecchi secoli, abbiamo avuto un allineamento planetario anche nel 1982. Anche in questo caso abbiamo avuto i nostri profeti di sventura. È interessante notare che, pur essendoci stata una rarissima congiunzione tra Giove e Saturno nel dicembre del 2020, non ci sono state le solite predizioni di sventura. Forse perché eravamo già in piena pandemia. Come abbiamo visto, tutte le previsioni di sventura dovute agli allineamenti e alle congiunzioni planetarie si sono risolte nel nulla, semplicemente perché i pianeti sono troppo lontani per avere un impatto molto forte sulla vita della Terra. Per cui questo dicembre 2021, anche se il giorno è un venerdì 17, l'allineamento tra Venere, Saturno e Giove sarà semplicemente un bello spettacolo da vedere.